Potente, parla ragazzi, qua ho Axel e oggi, oh my god, oggi non sono qui a presentarvi un video, o meglio, ovviamente sono qui a presentarvi un video ma non inerente a FIFA. Un video che ha un titolo un po' strano, che lo chiamerò, credo, vi chiedo scusa o cose simili, perché volevo un attimo, appunto, sistemare la situazione che si era creata all'incirca un paio di orette fa. Perché? Allora, inizio un attimo a spiegarvi cosa è successo e poi a trarre le mie conclusioni. Allora, io oggi, appunto, iniziavo gli allenamenti, cosa è successo? Avevo fatto verso mezzogiorno e mezza, un video con Marco Sinci 58. Scusate se ho i capelli così, io ho questa faccia ma sono veramente stanco, però volevo un attimo chiarire la situazione. Comunque, stavo dicendo, ho fatto un video con Marco Sinci 58, l'ho registrato e tutto, solamente il computer me l'aveva salvato in un formato stranissimo. Quindi io ho cercato di metterlo in un formato originale, o meglio che andasse per Vegas, e non ci sono riuscito. Così ho dovuto tagliarlo in più parti con Movie Maker, crearlo su Movie Maker, trasferirlo su Sony Vegas 10, perché quello che io utilizzo di solito è l'11, solamente sull'11 non andava, e sul 10 l'ho renderizzato. Mentre lo renderizzavo mi si è bloccato, ho dovuto salvare il progetto, che poi sono andato a riaprire sull'11 e poi ho renderizzato il tutto sull'11. Solamente si erano fatte le 6 e mezza, quasi 7. Io alle 7 iniziavo gli allenamenti, ci ho messo veramente tanto ad editare questo video. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto partire il rendering e ho chiesto a mio padre: guarda, quando finisce il rendering, tanto all'incirca sai come fare, puoi caricare per favore il video tu. Lui ha detto sì, tutto bene. Cosa è successo? Io ho finito gli allenamenti, ho acceso il cellulare, io ho visto tipo che questo video aveva raggiunto i 100 non mi piace e molti insulti. Allora, innanzitutto perché? Perché cos'era successo? Non so, io non l'ho ancora visto. E questa è la cosa imbarazzante, non l'ho ancora visto quel video, perché l'ho subito eliminato da YouTube, appunto perché ho letto alcuni vostri commenti, sono rimasto veramente male. Però cos'era successo? In pratica l'audio e il video, non so perché, si erano disincronizzati, non erano sincronizzati. E poi il video qualche volta si bloccava. Ciò cosa ha comportato? Ovviamente un malcontento nei visualizzatori di quel video, negli iscritti. E ciò ha portato a ricevere tanti non mi piace. Innanzitutto, la prima cosa che ho fatto, sono stato veramente felice di aver visto gente che anche in quelle situazioni mi ha lasciato un mi piace. Quindi vi ringrazio un macello se avete lasciato un mi piace. Però, e poi ho detto, è giusto che la gente si sia lamentata, perché alla fine ho sbagliato io. Infatti questo qua è una sorta di bagno d'umiltà, perché io faccio mia colpa, ho sbagliato io a caricare un video che non avevo visto, ma soprattutto a fare le cose così di fretta, che poi non le ho neanche fatte di fretta, perché come ho già detto, vi posso giurare che tra rendering di Movie Maker, i tagli vari e tutto, sono stato all'incirca un 3 ore, 3 orette e mezza. E vi dico questo perché ho letto dei commenti del tipo: ora ho capito che fai video solo per soldi. Ma ragazzi, innanzitutto, uno, o siete scemi, due, o bacati, perché provate un attimo a capire, secondo voi, se facessi video veramente per questo fine, o meglio, solo per questo fine, secondo voi sarei stato così tanto tempo a caricarvi un video? O meglio, secondo voi lo cancellerei anche? Quindi io vi volevo chiedere solamente scusa in questo video, perché è stata colpa mia. Mi farò perdonare, ovviamente cercherò di farmi perdonare, di ritornare più carico che prima, e mi farò perdonare anche da quella gente cui non è piaciuto, appunto, che ho segnato il rigore contro Sodin. Perché ve lo dico già, perché appunto voglio un attimo sistemare veramente le cose. Gli ho chiesto, e domani o dopodomani andremo a giocare un Pink Slips, quindi lui non ci potrà perdere solo niente, ma ci potrà guadagnare i soldi che appunto ho vinto, diciamo, o meglio FIFA 15 che ho vinto. Quindi anche questa cosa mi sembra una cosa abbastanza buona per conciliare gli animi. Quindi ragazzi, io vi chiedo scusa, questo era successo, grazie mille alla gente che ha messo mi piace. Posso capire quelli che hanno messo non mi piace, però io ho proprio sbagliato. Una volta che non guardo il video prima di caricarlo, questo è il problema. Però magari, ecco, alcuni commenti non c'entravano proprio niente con la situazione. Quindi detto questo, spero di avervi fatto capire tutto. Scusate i capelli se sono scemi, ma come ho già detto, sono tornato, mica me li vengo a fare. E quindi detto questo, vi ringrazio. Domani nuovo video, dopodomani altro nuovo video, e tra 3 o 4 giorni altro nuovo video, così per tornare proprio carichi, per farmi perdonare. Quindi ragazzi, detto questo, spero che abbiate capito, e vi dico potente, parla al prossimo video. Buon lavoro!